Anno dell'egira solare 1372. Un calendario indietro rispetto al nostro di 621 anni e 6 mesi. Superficie del paese 1.648.195 chilometri quadrati. Popolazione 58.110.227 persone. Più della metà sono ragazzi e ragazze sotto i 15 anni. Forma istituzionale Repubblica Islamica. Nome del paese, Iran. Teheran, Isfahan, Tabriz, Mashhad. Persepoli, le tombe di Dario, Serse, Ardashir. Le mille e una notte, l'Harem, le moschee, la Persia. Il petrolio, i tappeti, il bazar, lo Shah. Khomeini, la rivoluzione. Lo Shador, il fondamentalismo. E al di sopra di tutto, il Corano. Il viaggio della Repubblica Islamica comincia così, una domenica, è l'11 febbraio 1979.
15 anni dopo, la rivoluzione vive ancora nella memoria di quanti l'hanno vissuta. Giovani, è fissata nelle immagini e nei suoni che scandiscono i giorni della prima Repubblica Islamica, fondata sul Corano e guidata da un religioso. Osservate con scrupolo l'obbligo di recitare le preghiere, anche quella di mezzogiorno, rivolgendovi a Dio in rispetto di devozione, diritti in piedi. E pronunziate queste parole. Allah è il massimo. Allahu Akbar, ya Hayyu, ya Qayyum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صنع الله لمن حمد الله اكبر Sullo sfondo della rivoluzione, l'obiettivo di realizzare uno stato religioso che consenta il ritorno del dodicesimo imam, nascosto da più di 1000 anni. E si compia così l'islamizzazione del mondo, la redenzione della terra e il giudizio universale. La prima cosa che dovete capire è che nel nostro paese religione e politica sono la stessa cosa. Non c'è distinzione tra Chiesa e Stato come da voi. In Iran il governo è affidato alla guida spirituale della Repubblica Islamica. Ieri era Khomeini, oggi è Khamenei, a cui tutto il popolo deve ubbidire. Certo, c'è il Presidente della Repubblica, ci sono i ministri che si occupano degli affari del paese, ma anche loro sono sottoposti alla guida spirituale, che interviene su ogni cosa per porre rimedio a eventuali errori e deviazioni. È lui il vero e unico riferimento politico e religioso per tutto il paese. Nessun credente e nessuna credente. Dopo che Dio e il suo messaggero hanno deciso su una cosa, ha il diritto di agire di testa sua. E chi si ribella a Dio e al suo messaggero commette un errore evidente.